Potenziare e migliorare l'illuminazione pubblica nel centro storico di Fasano, questo è l'obiettivo di un incontro che si è svolto, come dicevamo, a Fasano, a cui ha partecipato anche il sindaco Lello di Bari. Ci dice tutto Alfonso Spagnuolo. Un incontro decisamente costruttivo per far sì che il centro storico di Fasano possa avere un'illuminazione degna di questo nome. A organizzarlo è stata l'associazione Umbracchia, nata proprio per rivitalizzare il centro antico fasanese. Il sodalizio ha invitato, nella sede del centro studi Valerio Gentile, la struttura comunale preposta alla questione, a cominciare dal sindaco Lello di Bari, il dirigente lavori pubblici Rosa Belfiore e il responsabile del settore pubblica illuminazione Nicola Ammirabile. Alcuni soci dell'associazione organizzatrice, Oronzo Rubino e Graziano Albanese, hanno quindi, anche con l'aiuto di alcune immagini, avanzato proposte volte al miglioramento e soprattutto al potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle viuzze del centro storico. Lo scopo era quello di approdare a soluzioni che tenessero conto delle esigenze di vivibilità dei residenti e commercianti, ma anche della fondamentale necessità di realizzare un sistema illuminotecnico capace di esaltare ed arredare con la luce il centro antico. Quindi questa sera proporremo al Comune di inserire, oltre ad ammodernare come ha già detto, di inserire ulteriori lampade per illuminare altri punti del centro storico. In più proporremo anche l'illuminazione un po' più scenica anche di altre zone del centro storico. Si spera che vengano accolte anche in questa occasione o magari in un prossimo futuro. L'associazione Umbracchia ha chiesto espressamente di integrare i punti luce a lanterna di altre 14 unità, dettagliando anche le zone più buie del perimetro comprendente il centro storico. È stata anche avanzata la proposta di installazione di 12 punti luce a pavimento e di eliminare l'illuminazione sospesa di via Mercatovecchio e via Fogazzaro, che per uniformità potrebbe essere sostituita da quella a lanterna. Il sodalizio, poi, riferendosi alle lanterne a LED di due tipologie diverse, installate dal Comune di Fasano in via sperimentale, in quanto offrono maggior rendimento, minor consumo di energia elettrica e maggior durata, ha consigliato di puntare su quella in largo Chiesa Matrice, in quanto utilizza lampade a luce calda e si presenta con linee più morbide e meno spigolose della forma stessa della lanterna, mentre la seconda, anche se si avvicina di più nelle forme alle vecchie lanterne, stona nel contesto del centro antico per la sua luce di tipo fredda. L'incontro si è concluso con l'intervento del sindaco di Bari, che ha assicurato il suo impegno nel concretizzare le proposte, dichiarando anche di aver previsto nel bilancio 2012 un'apposita voce riguardante l'illuminazione nel centro storico. Sindaco di Bari, questa sera l'associazione Umbracchia le chiederà un impegno, quello di illuminare a dovere il centro storico. Sì, ma un impegno che io già, al quale ho già assolto e che non faccio nessuna fatica a prendere stasera, in quanto da che abbiamo fatto questa sperimentazione mettendo queste nuove lanterne, la cosa mi è piaciuta, ho riscontrato il parere favorevole degli abitanti del centro storico, diedi incarico di predisporre un apposito capitolo di bilancio che è stato già istituito con 90.000 euro, quindi appena approvato il bilancio a marzo saremo nelle condizioni di poter procedere all'acquisto delle lanterne per il centro storico.